Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video. Oggi ho deciso di fare una nuova challenge. Voglio imparare il giapponese con il libro di Marco Togni in 3 mesi. Il libro è formato da 10 capitoli, quindi io mi sono detto facciamo un capitolo a settimana, 10 settimane, sarebbero più o meno 3 mesi, 3 mesi sarebbero 12 settimane, però vabbè ci sono delle altre cose, vabbè, gli lasciamo 2 settimane di bonus, quindi 3 mesi. Ogni settimana farò un video con la lezione e vi farò vedere quanto ho imparato. Il libro poi in sé non ha solo le lezioni, c'ha anche i metodi del Giappone, tipo i saluti o l'inchino, oppure dare il biglietto da visita, perché se non sai dare il biglietto da visita in Giappone ti guardano tutti male, magari non ti danno neanche il lavoro in Giappone perché non sai come si dà il biglietto da visita. Si dà così o si dà, oh, prendimi il biglietto da visita, oh, non lo so. Comunque ci saranno anche metodi di scrittura, quindi li scriverò anche. Allora, oggi è il primo giorno, diciamo, non è il primo giorno, diciamo è l'annuncio della challenge e al momento io di giapponese so konnichiwa, konnichiwa e cos'altro so, non so assolutamente niente. Va bene, allora iscrivetevi al canale, state con noi che prossimamente devo ancora decidere il giorno in cui farò, probabilmente sarà un sabato o la domenica, quindi non so se sarà domani che è sabato o il prossimo sabato e vi farò vedere cosa ho imparato senza libro, non a libro aperto e poi alla fine del corso, siccome abbiamo un nostro amico che è giapponese, faremo un incontro io e lui e parleremo. Va bene, allora questa challenge accettata, me la sono inventata io, me la sono autoaccettata. Ho messo il link nella descrizione del libro se vi può interessare, perché oggigiorno il giapponese è una lingua che serve a tutti. Quindi in 3 mesi diventerò anch'io giapponese. Ciao!